Allora, con Francesco Storai, allenatore del Cogliano Santa Lucia, per parlare di questo debutto, mi sembra abbastanza roboante, della tua squadra ai playoff delle province, un 6-0 allo Sporting San Donato, abbastanza, insomma, eloquente. Che partita è stata, Francesco? Sì, innanzitutto buonasera. È stata una partita, secondo me, giocata su buoni livelli. Già dall'inizio Siete partiti abbiamo subito forte, improntato 3-0 la partita dopo. su, diciamo, sul ritmo, sull'atteggiamento e sulle ripartenze, poi abbiamo sbloccato quasi subito, quindi già quello è stato un punto forte per ripartire appunto per i gol successivi, quindi direi che sono contento di. Ecco, una bella prestazione, ecco, il livello della tua squadra è questo oppure può fare ancora di più? Insomma, che partita è stata nell'economia della vostra squadra? Ecco, giocate sempre a questi livelli? Avete giocato. Diciamo che ultimamente stiamo giocando meglio di alcune fasi del campionato dove abbiamo fatto un po' di fatica, però sono contento perché diciamo, durante l'anno abbiamo avuto, appunto, come dicevo, delle fasi migliori e peggiori, ma ora siamo in una fase buona. Anche negli Senti, altri tornei abbiamo fatto ecco, insomma, comunque prestazioni. voi su Prato avete fatto un bel campionato, siete stati in corsa anche nel girone di merito, insomma, siete rimasti lì sempre con le migliori. Sì, cioè, diciamo abbiamo sbagliato solo due scontri diretti su quattro e quindi è stata quella la differenza del campionato, però siamo stati tutto l'anno a lottarsela con le prime due, sono Giulio Quindi un gruppo 2005 che il Cogliano Santa Lucia è un gruppo interessante, importante in ottica e Zanetti. futura. Sì, è un gruppo importante dove ci saranno dei ragazzi che molto probabilmente saranno protagonisti anche il prossimo anno ai regionali, quindi insomma la base è ottima, diciamo. Senti, e questo torneo, ecco, un torneo dove ci saranno confronti, ecco, con altre società importanti. Ora, il primo è già stato per voi vincente, però ecco, le aspettative sono appunto di confrontarvi, di capire poi ecco, qual è anche un po' il vostro vero valore, oppure come dici te, migliorare e avere una stabilità a certi livelli. Sì, certo, l'obiettivo è quello di fare sempre il meglio possibile e lo stimolo di affrontare squadre di altre province è maggiore, quindi diciamo niente, ce la giochiamo tutte le partite. L'approccio c'è stato, ho visto ragazzi molto convinti, subito anche concentrati, questo è importante, no? Sì, è importantissimo, a volte durante l'anno giochi spesso con ragazzi che conosci, avversari che conosci, lo stimolo di trovare realtà che non conosci penso sia maggiore, quindi è uno stimolo in più per tutti. Insomma, più in là arriverete, meglio è. L'obiettivo è andare più avanti possibile, poi vediamo qual è il nostro livello. Perfetto, allora in bocca al lupo per le prossime partite. Grazie, Camillo.